provinciale dell'Italia dei Valori. Oggi Bue ha testa alta, pieno titolo, nel percorso di rinnovamento del centro-sinistra del Paese. Pertanto il mio intervento sarà teso a cercare le condizioni perché si risolva il problema della sanità della nostra provincia e ad Anagni soprattutto, nell'ottica di una collaborazione ma non certo di una subordinazione nei confronti delle forze che governano il Paese. Oggi potremmo dire che la situazione sanità è ormai compromessa per quanto fatto, o meglio non fatto, negli ultimi anni, ma occorre riconoscere che lo stato attuale della sanità provinciale parte da lontano ed è andata peggiorando gradualmente e progressivamente. Potremmo dire che Frosinone deve diventare un DEA di secondo livello, potremmo dire che i soldi delle ASL di Frosinone andrebbero investiti nelle ASL di Frosinone e non per ripianare i buchi della sanità romana. Oppure potremmo dire che il direttore generale delle ASL dovrebbe essere del territorio, così magari in grado di tutelarlo meglio. Potrei dire tutto questo, ma mi limito a ricordare il consigliere regionale Buschini, il consigliere regionale del Partito Democratico, che pochi giorni prima del voto ad Anagni promise il potenziamento della struttura ospedaliera. E invece il primo figlio della politica, cioè ha fatto una promessa, poi si fa esattamente l'opposto, abbiamo assistito all'ulteriore declassamento dell'ospedale, volevano toglierci l'ambulanza e il laboratorio analisi destinato a un centro di prelievo. Abbiamo visto le ultimissime proposte di Zingaretti, dei 620 milioni stanziati dalla Regione Lazio, ben pochi sono destinati all'emergenza sanitaria, solo 33. 20 per le case della salute e 13 per il potenziamento dell'Ares. E da queste cifre si può dedurre che la maggior parte delle somme stanziate saranno destinate all'edilizia sanitaria, ad adeguare le strutture alla norma antincendio e a progetti di allevamento antisismici. Infine, ingenti somme saranno destinate al Policlinico Umberto I, circa 49 milioni, e al nuovo ospedale dei Castelli, 24 milioni. E da Anagni dimenticata del tutto. Quindi noi chiediamo, siamo qui come Italia del Valore, a chiedere con forza la riapertura immediata del pronto soccorso e basta le chiacchiere allo sciopero delle merendine, perché in effetti abbiamo già dato. Io ritengo che prima di chiedere a Bassetta la restituzione della fascia, come qualcuno paventava, anche solo come gesto simbolico, sarebbe opportuno che il sindaco di Anagni e i sindaci del comprensorio invitassero Zingaretti ad un confronto pubblico per rappresentare la necessità della riapertura immediata del pronto soccorso. Qualora questa richiesta non sia accettata o non vada a buon fine, ritengo opportuno e necessario che si fissi una data a breve scadenza entro la quale la Regione dovrà formalmente e ufficialmente rispondere alle esigenze dei cittadini. Oltre 1000 cittadini, amministratori comunali, sindaci, hanno chiesto a gran voce a Frosinone di mettere fine a una situazione drammatica di caos, di inefficienza della sanità provinciale. Lo hanno chiesto a gran voce ai rappresentanti della Regione Lazio. E hanno anche lanciato un appello dicendo che è ora che i sindaci, gli amministratori comunali, i cittadini, tutti, nessuno escluso, di ogni parte politica, di ogni fede religiosa, prendano atto, prendano coscienza che in questa provincia, in un quadro di desolazione e di degrado complessivo, la sanità deve essere rilanciata, perché costituisce un modo centrale per il rilancio dell'occupazione, dello sviluppo, della vivibilità del territorio. Nella trasmissione a Teleuniverso ha detto che la organizzazione sanitaria di questa provincia è stata distrutta. Ha detto altresì
che il diritto alla salute dei cittadini della provincia di Frosinone è quasi inesistente. Questo significa che noi siamo in una condizione di emergenza e a questa situazione bisogna rispondere con provvedimenti di emergenza e con urgenza. Non possiamo aspettare più. È stato anche sottolineato negli incontri che noi abbiamo avuto con l'attuale manager della ASL, che questa ASL di Frosinone non è stata mai governata. Noi come associazioni lo sappiamo, l'abbiamo gridata da 10 anni a questa parte. Tutto questo, la distruzione dell'efficienza e dell'organizzazione sanitaria, ma nessuno ci ha dato ascolto. Lo hanno gridato le associazioni, lo hanno gridato i sindaci di Anagni, di Sora, di Cassino, di tante parti del nostro territorio, ma i documenti, le richieste, gli incontri hanno lasciato il tempo che trovano e siamo arrivati fino a qui. È ora di cambiare marcia. Non abbiamo bisogno più di parole. Sappiamo che questa ASL è stata governata molto bene da un punto di vista clientelare politico. In questa ASL, quello che l'onorevole Zingaretti vuole darci oggi, cioè il potenziamento dell'assistenza domiciliare e di quella territoriale, ce l'aveva promesso il presidente Marazzo ed era stato creato proprio per questo in provincia di Frosinone il quarto direttore generale socio-sanitario nella persona del dottor Renato Sconzi, ma la realtà è quella che conosciamo. Noi non abbiamo bisogno più di viaggio e soprattutto, consiglieri, non abbiamo bisogno più di fare politica nei consigli comunali con una contrapposizione sterile che non produce niente per il territorio di questa provincia. Abbiamo bisogno di altro, quanto per esempio l'onorevole Zingaretti infida i sindaci della provincia, quello di Sora, di Cassino, di Frosinone, di Alati, per parlare di sanità, e non infida quello di Anagni. Avete il dovere di farvi sentire. E bisogna rinunciare al senso di appartenenza del sistema. Probabilmente, Assessore Vogliato, lei non ha capito una cosa, che noi non è che stiamo contestando il suo piano, spero sia anche condiviso dalla maggioranza, cioè se è stato discusso, non è stato discusso, se è stato discusso anche dalla minoranza, non credo che oggi sia stata questa discussione. Quindi lei ha proposto questo piano a nome suo, a nome del sindaco Bassetta, non a nome del Consiglio Comunale e non a nome di Anagni. Quindi magari facciamo questo ulteriore passo, perché si può arricchire di nuovi spunti. Uno spunto io lo do io, quello ad esempio che è del cinema. Probabilmente nessuno lo sa, ha detto, perché tanto a nessuno interessa nulla, no? Del cinema. Beh, ad oggi ci sono, c'erano due dottoresse, una titolare, chiamiamola così, a tempo indeterminato, l'altra sono 10 anni che a tempo precario, una è stata mandata via, ad oggi ne è rimasta una sola con 900 pazienti, con 900 pazienti, quindi è inutile che ci venite a raccontare non lei, ma la Regione Lazio,
o i commissari ci vengono a raccontare le balle che questo territorio, che questo ospedale, che la sanità sarà potenziata. Non sarà così, non sarà così, l'abbiamo capito, ecco perché noi siamo scesi in guerra e oggi ve lo ripetiamo, c'è bisogno veramente che voi cominciate a fare la guerra a questi signori, perché solo così si potrà ottenere qualcosa, non in altre maniere. Andare a proporre oggi dei piani, dei progetti anche alla dottoressa Mastrobuono, che praticamente è stata contestata da tutte le amministrazioni comunali, è stata contestata da tutte le associazioni che si occupano della sanità, è stata contestata dall'Ordine dei Medici della provincia di Frosinone. A chi andiamo a proporre i progetti? A chi? Questo credo sia uno dei primi problemi da affrontare, che come città di Anagni noi cerchiamo di farlo capire da tempo, magari qualche nostra battaglia non sarà condivisa per la metodologia, però ad oggi, vi piaccia o no, se alla prima occupazione quelle 10 unità lavorative sono state trattenute all'ospedale da Anagni, è stato grazie a chi l'ha occupato, mentre qualche consigliere comunale passava con la macchina e ci chiedeva che non c'è. Se l'ambulanza è rimasta ad Anagni, è stata grazie ai cittadini di Anagni che si sono spesi e sono andati ad occupare per l'ennesima volta un ospedale, ma non dovrebbe essere così. Questa non è la normalità delle cose. La normalità delle cose invece la vediamo quando ci si siede nei tavoli, no? Si discute, si ride, perché tanto alla fine l'abbiamo capito, siamo tutti amici, sono tutti amici, perché la politica non è più umana. Perché tanto alla fine sappiamo bene che il consigliere regionale di turno probabilmente avrà dei vantaggi. Non è una scemenza, è così, ti piaccia o no? Questa è la realtà. Proprio spesso dire che c'è divisione dei territori, da là ci abbiamo avuto qualcosa che vorrei proprio partire e dare un segnale più forte di unità. Perché noi ad esempio stiamo, per chi non lo sa, sono un inciso, stiamo coprendo l'assenza del radiologo di Anagni da oltre un mese e non solo veniamo qui ad Anagni a repertare i radiogrammi due volte a settimana, ma ci siamo presi anche un'altra briga con il divieto della direzione sanitaria, di cui ho visto la lettera specifica. Cioè ci hanno vietato di repertare tramite computer. C'è la possibilità che Frosinone ci spedisce le immagini di Anagni con un po' di difficoltà, ma si fanno in giro di 15 minuti. E noi ci stiamo prendendo questa responsabilità. Purtroppo la dirigenza è inaffidabile. Il coordinamento sanitario di cui fa parte Novarcola, che forse avrebbe messo un po' in risalto l'intervento, perché l'invito all'unità è quello di uscire un po' dalle logiche ognuno per conto suo. Dobbiamo cooperare di più. Io l'altro giorno alla manifestazione di sindaci ce n'erano tanti, ma ne mancavano altrettanti. Bisogna essere uniti, perché solo uniti vinciamo questa battaglia. Quando a Roma vedono arrivare la commissione di Sora, la commissione di Alati, quella di Anagni, ridono, ci ridono dietro i baffi, perché se noi non riusciamo a unirci tra noi, ci fanno la carta, e carta vince, carta perde, con torto perde, ci accontentano prima Sora, poi Alati, poi Frosinone, poi magari anche promettono di riaprire ambulatori. Bisogna essere uniti, c'è un coordinamento in atto, coordinamento sanitario provinciale, in cui ho visto dei rappresentanti di Anagni, sono venuti in particolare, ricordo Coesa e Amo, se non sbaglio. Però noi abbiamo fatto l'anno scorso delle riunioni e abbiamo invitato spesso Anagni, però devo dire che anche le associazioni non hanno partecipato come pensavamo. E io da quando ho cominciato a collaborare con i colleghi, anche di fuori regione, anche di Italia Rosso, sempre hanno un'esperienza del taglio dell'ospedale da molti anni, si sono aperte proposte nuove, la cooperazione è fondamentale, il piano del dottor Royali va benissimo, però io ho imparato da queste esperienze, sentendo gli altri, che c'è bisogno sempre di un piano B. Il piano B potrebbe essere quello di recuperare il rapporto con le altre associazioni, gli altri paesi, le altre città, e pensare anche di fare una proposta per Anagni che resti dentro questa ASL, perché non è possibile che si pensi
solo ad uscire o a cercare un'altra situazione che magari non so se conosciamo bene fino in fondo. Una proposta sia dei servizi con poliambulatori efficienti che costano poco, tanto che cresce bene, ma ad esempio chiedere l'intervento alle ore dei sumai. Ferentino ha risolto il problema chiedendo il sumaista in radiologia. Non ha più niente a che fare con la Mastro Buono, che prima gli dà una cosa e dopo un mese gliela riprende quando sono in difficoltà. Io mi ricordo che è stato consegnato all'ingresso un volantino, che praticamente quello che sto leggendo, qualcuno l'ha letto, qualcun altro l'ha comunicato del Comitato Sanitario, come dice, noi del Comitato sappiamo l'ospedale, abbiamo dato mandato avvocato dal Pulso a presentare il ricorso contro l'intervento in mezzo al TAR, per cui viene rifatto il concorso, diciamo, viene promosso il concorso al TAR, che aveva dato torto al Comitato dell'ospedale in conto che ne crede che sono dell'ospedale. Il TAR ha rilevato una presunta non legittimazione dei ricorrenti, in quanto semplici cittadini, mentre il Comune che avrebbe potuto presentare il ricorso è intervenuto in giudizio solo un anno dopo. Questo è un dato di fatto, non è una polemica. Nella sentenza si parte inoltre di un presunto ritardo nella presentazione del ricorso. La sentenza non ci soddisfa perché abbiamo quindi l'accordo le firme per presentare il ricorso al Consiglio di Stato, che l'avvocato Cimuni e Salami proposti tutti i motivi del ricorso fatto a suo tempo, in primo grado, leggendo in più l'ordinanza cautelare dell'agosto 2011, quello che riguardava la sentenza positiva, e lo stesso Consiglio di Stato. Questo tema della legittimazione, noi sostituiamo una posizione diversa dei ricorrenti, che sono legittimati in quanto titolari di interesse riconducibile al diritto alla salute. Quanto alla tardività, continueremo a sostenere il primo atto per noi lesivo, oppure il decreto sul programma collettivo che stabiliva la data di chiusura dell'ospedale. Allora, siamo in Italia a fermare il Ministero di Assistenza all'ospedale di Anagni, e questo intendiamo per seguire tutte le linee legali per presentare questo scopo. Del Comitato salviamo l'ospedale di Anagni. Niente, io già volevo far saltare il mio intervento perché per un anno si sono bloccate tutte le cose. Diciamo, la cosa principale dal punto di vista sanitario è che noi attualmente siamo morti, non esistiamo nel piano sanitario regionale. C'è una interessante applicazione sul sito della regione dove c'è in tempo reale gli accessi ai pronti soccorsi di tutto il Lazio. Bene, lì c'è Monte Rinoto, c'è Bracciano, c'è Subiaco, ma anche non c'è. Per cui ecco, in qualche modo capisco e sono d'accordo con l'assessore Royali. Il discorso è che noi siamo morti, siamo fuori, siamo usciti dal recinto. E per entrare nel recinto, chiaramente non è che tu vuoi chiedere tutta la risposta, ti devi accontentare per entrare. E perché adesso, perché la lotta è dura, e non viene solo purtroppo da Roma, ma viene anche dalla stessa provincia. Perché qui va un po' il detto latino, mor sua vita mea. Perché tante cose non si sanno e poi non mi sono andate, come ad esempio sentivo della misura nel novembre 2012 ve la spiego io come è andata la cosa, in cui l'attacco forse più che da Roma c'è venuto dalle spalle, diciamo, della Cesaria. C'è venuto perché pochi sapranno che non era la Volverini, era da qualche settimana, era il commissario d'Acta, era Bondi. E ci fu il piano Balduzzi che portò da 4,2 a 3,7 la percentuale dei posti letti nella regione Lazio, al che 1.963 posti dovevano essere disponibili in tutta la regione. Fecero come i tedeschi a Via Rasella, li dettero alle varie ASL e dice prendete voi, decidete voi. E noi partimmo in 24 ore e fu chiuso l'ospedale di Anagni. Chi decise? Non decise comunque in quel caso. Decise l'ASL di Frosinone, che in quel momento si trovava pure in una situazione particolare, perché il 18 ottobre era deceduto nella sua casa di Anagni e Mirabella. E tanto che il documento che ha letto Fabio Royali, esatto, non porta neanche la firma sotto, c'è un documento scritto così. Con quel documento si è chiuso, è finita la storia secolare dell'ospedale di Anagni. E queste sono cose da... Bisogna sapere perché è stato chiuso l'ospedale Anagni, probabilmente perché quei posti altrimenti li devono dare altri ospedali,
dell'ASL, per cui sul fatto della solidarietà bisogna, ecco, ci deve essere veramente, non che praticamente ci stanno, cioè ci sono, diciamo, cittadini di serie A, B e C. Il discorso infatti, anche il discorso poi, io cerco di prendere, il mio discorso era più ampio, cerco di prendere punti che non sono stati toccati magari, anche questo discorso contro il direttore sanitario romano, Roma Centrica, a noi non ci ha chiuso, cioè a noi nessuno, cioè a noi ci ha chiuso un direttore sanitario sociale, per cui a questo punto io preferisco Roma, piuttosto che avere problemi sia da Roma che anche da Frosinone. Volevo dire tre cose importanti che penso che i cittadini non sanno e andranno a smentire sicuramente tutto quello che è stato detto fino ad ora. La prima cosa importante è che l'85% degli ospedali della Regione Lazio non sono più della Regione Lazio neanche dell'ASL, ma sono di una società per azioni. Quindi tutto quello che è stato detto fino adesso non serve a niente, neanche vincere un ricorso, perché vincere un ricorso vuol dire che poi bisogna iniziare a costruire l'ospedale, perché l'ospedale, la società per azioni può venire un albergo per anziani domani mattina. Poi vi spiego perché è stato istituito il decreto 80. Il decreto 80 è stato istituito perché, dato che sono stati venduti tutti quanti questi ospedali nella regione di provincia di Frosinone, è stato venduto all'Adria, Cagni, Ceccano, Montecorvo e Cassino. Il decreto 80 è stato istituito perché, dato che prima le strutture erano dello Stato, diciamo, della ASL, della regione, e non pagavano canoni, quindi dovevano pagare semplicemente i medici, gli infermieri, adesso si ritrovano a pagare, oltre a chi opera lì dentro, anche gli affitti, i canoni, i tributi locali ai comuni. Quindi non ce la fanno più perché non hanno le coperture finanziarie. Pertanto hanno fatto un decreto che man mano cercano di chiudere un ospedale alla volta per deviare queste risorse finanziarie verso altri ospedali. Quindi secondo me non c'entra neanche proprio la politica, l'antipatia contro Aragni o contro un altro comune, è che non ci sono coperture finanziarie. E vediamo Reginelle da Roma, vediamo l'ospedale di Ceccano, il Sant'Agostino, piano piano chiuderanno tutti perché non ci sono coperture finanziarie. E infine cercherò di dare anche magari una probabile risoluzione, no? Che poi dovrebbe essere rivalutata, che molta gente se n'è andata via perché non sente le soluzioni poi. Una soluzione potrebbe essere quella per Aragni, quella l'ASL deve dare molti soldi al comune di Aragni. Grazie al mio lavoro devo dare ad oggi 550.000 euro al comune di Aragni, che ancora non si vedono. Poi ne abbiamo altri 300.000 rotti in cantiere, che io non potrò più portare avanti questo discorso, lo farà chi verrà dopo di me, però abbiamo quasi 1 milione da riscuotere dall'ASL, non so se della regione, dall'ASL di Frosinone. Quindi io propongo che, dato che la regione non ha venduto una struttura qui ad Aragni perché non gli interessava, che era l'ex clinica, allora perché non ci facciamo dare l'ex clinica e magari insieme con l'intervento di qualche bravo industriale che, anziché investire nella zona industriale, investe sulla clinica, la mettiamo a posto e abbiamo un ospedale di proprietà del comune sovvenzionato dall'ASL. Questa potrebbe essere una buona soluzione, perché il problema della sanità non è soltanto l'ospedale, ma su un altro aspetto che non ne abbiamo parlato per niente e che è peggio delle misure dell'ospedale, ma sono le industrie, perché secondo l'ultimo rapporto ERAS, che nessuna amministrazione divulga ogni anno ma escono puntualmente, ad Aragni nell'ultimo anno abbiamo avuto un incremento del 281% di casi di tumore. E continuiamo a investire nell'area industriale, a mettere antenne vicino all'autostrada, anche se ci sono delibere del 2003 che dicono che non si devono mettere. Allora, se noi lottiamo su questi due fronti, cioè evitiamo l'inquinamento che fa avvenire le malattie e cerchiamo di aprire un vero ospedale di proprietà del comune sovvenzionato dall'ASL, può darsi che tra 10 anni, tra 5 anni, la mortalità sarà molto di meno. E abbiamo una struttura che non dobbiamo
correre, perché tutti abbiamo problemi di salute. Io mia figlia devo accompagnarla continuamente al Bambino Gesù, e sono soldi ogni volta. Preferirei andare in un ospedale più vicino. Grazie. Nuovamente buonasera a tutti. Allora, io intervengo in questa sede come presidente di un'associazione, del comitato di quartiere, Consiglio della Fontana, ma soprattutto intervengo come cittadino. Ho seguito con molto interesse tutti quanti gli interventi fatti, in particolare quello del dottor Oiati, che non è stato avaro di particolari. Più volte, quindi, il mio intervento si risolverà sostanzialmente in un invito, perché è stato detto tutto e sarà particolarmente breve. Durante i vari interventi ho sentito più volte dire che questo è l'anno zero. Io accetto di buon grado questo termine, perché l'anno zero vuol dire chiudere con la vecchia politica, mettere un punto, e questo lo accetto volentieri, perché non ho mai visto un politico rispondere seriamente per le proprie responsabilità. Ed in secondo lo accetto perché è seppellire l'ascia di guerra, e quindi è di buon auspicio. Da un anno zero però mi aspetto anche una nuova politica, una politica che sia l'antitesi di quello che è stato sino adesso. Una buona politica che deve essere concentrata su due principi fondamentali: il solving problem, quindi risolvere problemi, e attenta all'obiettivo. Una politica attenta all'obiettivo non può essere paralizzata da una legge, perché non c'è norma che tenga. Qui parliamo di sanità, parliamo di salute dei cittadini, e la prima norma che mi viene in mente è la madre di tutte le leggi, la Costituzione. Quindi io mi auspico fortemente che queste istanze trovino asilo all'interno della Regione Lazio, anche perché, come diceva giustamente il consigliere Cicconi, oggi più che mai c'è un poker, cioè il partito qui rappresentato da questa amministrazione ha una forte rappresentanza in sede regionale, e quindi non è tanto qui che dobbiamo far valere le nostre ragioni, ma all'interno della regione. Di fronte a questo tipo di costellazione non c'è bilancio, ripeto, non ci può essere un problema di spesa. Queste sono esigenze che vanno poste innanzi a tutto. In merito alla problematica di dire ad Alatri c'è qualcosa e qui non c'è niente, è una amara costellazione. Esiste anche la guerra tra poveri.